Dalla grande pianta del 68 partono due rami lungo i quali si sviluppano i gruppi della sinistra extraparlamentare. Del filone marxista-leninista che guarda a Mao, alle guardie rosse e alla rivoluzione culturale cinese, fa parte il gruppo fondato da un ex operaio comunista, Aldo Brandirali, che in una prima fase viene chiamato Servire il Popolo e successivamente Unione dei Marxisti-Leninisti Italiani. L'identificazione con il modello cinese è presente, anche se meno marcata, nel movimento studentesco nato all'interno dell'Università Statale di Milano, di cui è leader Mario Capanna. L'altro grande filone che nasce davanti alle fabbriche è quello operaista. Dall'assemblea operai studenti della Fiat prendono origine Lotta Continua e Potere Operaio. Potere Operaio è il gruppo più radicale, ne fanno parte Oreste Scalzone, Antonio Negri e Franco Piperno. Lotta Continua, più numeroso e più articolato nei metodi e negli obiettivi, ha tra i suoi leader Guido Viale, Adriano Sofri, Luigi Bobbio, Mauro Rostagno. A metà tra operaismo e maoismo si colloca il gruppo milanese di Avanguardia Operaia, destinato a confluire in Democrazia Proletaria. Anche il collettivo politico metropolitano di Renato Curcio, Mario Moretti, Alberto Franceschini e Duccio Berio si può collocare a metà tra operaisti e marxisti-leninisti di stampo cinese. Avrà vita breve, i suoi militanti ne decideranno presto lo scioglimento per dare vita alle Brigate Rosse. Negli anni 70 la lotta armata attirerà a sé anche molti militanti provenienti da Potere Operaio. Si ritroveranno in Autonomia Operaia, la galassia del terrorismo diffuso, il serbatoio privilegiato dei gruppi responsabili della guerriglia urbana più violenta. Negli stessi anni uscirà da Lotta Continua un primo nucleo di militanti che passerà alla lotta armata, i NATO. Più tardi, nel 76, un altro gruppo proveniente dai settori più estremisti di Milano e di Torino formerà Prima Linea. Chiavari, Hotel Stella Maris, oggi Stella del Mare. In questo albergo, nel novembre del 1969, si riuniscono una settantina di militanti del collettivo politico metropolitano milanese. Nella sala Marchesani dell'albergo Stella Maris sono presenti non pochi personaggi destinati in futuro a occupare con i loro nomi e con le loro azioni le prime pagine dei giornali. Alcuni di questi provengono dal Partito Comunista Emiliano, altri hanno origini molto diverse. Sono studenti di sociologia dell'Università di Trento e operai milanesi della SIT Siemens. Università di Trento. Renato Curcio, nato a Monterotondo, 29 anni, cattolico, ex studente di sociologia, futuro ideologo delle Brigate Rosse. Mara Cagol, 25 anni, nata a Sardegna di Trento, laureata in sociologia, cattolica. Si unisce in matrimonio con Renato Curcio. Morirà nel 1975 in uno scontro a fuoco con i carabinieri. Paola Besuschio, nata a Verona, 23 anni, laureata in sociologia. Sarà al centro di un'ipotesi di scambio durante il sequestro Moro. Giorgio Semeria, nato a Milano, 20 anni, ex studente di ingegneria, entrerà nelle Brigate Rosse dopo un periodo di attività nei CAP. Ex militanti del Partito Comunista. Alberto Franceschini, nato a Reggio Emilia, 23 anni, ex studente di ingegneria, organizzerà il sequestro del giudice Mario Sossi. Prospero Gallinari, nato a Reggio Emilia, 19 anni, operaio, parteciperà al sequestro Moro. Roberto Ognibene, nato a Reggio Emilia, 16 anni, inizia la militanza politica nella Federazione Giovanile Comunista che abbandonerà per entrare nelle Brigate Rosse. Operai della SIT Siemens. Mario Moretti, 23 anni, perito industriale, giungerà al vertice dell'organizzazione dopo la cattura degli altri capi storici. Sarà l'artefice principale del sequestro Moro. Corrado Alunni, 23 anni, romano, lascerà le Brigate Rosse per dare vita ad un'altra formazione combattente. Alfredo Buonavita, 24 anni, nato ad Avellino, operaio elettrotecnico, parteciperà al sequestro del dirigente della Fiat, Ettore Amerio.